Death Stranding è stato un nuovo inizio per Hideo Kojima e ne abbiamo abbondantemente parlato. Quello che forse è meno noto è che ai tempi lo fu anche Metal Gear Solid e approfittando dei 25 anni di PlayStation vogliamo parlarne in maniera differente, evidenziando come forse la missione di Solid Snake a Shadow Moses sia ancora oggi di grandissima attualità. Alla fine, la trama di Metal Gear è a suo nocciolo sempre la stessa. Un soldato specializzato viene spedito in missione in un luogo isolato, dove si sospetta esserci un Metal Gear, ovvero un'arma rivoluzionaria con capacità di lancio nucleare. Chiaramente, la missione ben presto si rivela come ben più stratificata e complessa delle premesse, e finirà per cambiare la percezione non solo del protagonista, ma anche dei comprimari. Come sempre, la forza dei Metal Gear Solid sta appunto nella capacità di creare affezione, persino in comprimari con cui è possibile interagire addirittura solamente per via telematica. Allo stesso tempo, però, sappiamo che questa capacità di scrittura e citazioni è tipica di Kojima, ma per quanto importante, quello del cinema è solo uno spettro per veicolare uno dei grandi temi dei videogiochi di Kojima, ovvero la forte avversione al nucleare. È qualcosa di culturale prima ancora che di cinematografico. Il Giappone non ha mai perdonato agli Stati Uniti il bombardamento nucleare di Hiroshima e Nagasaki. Allo stesso modo, la tematica antinucleare mossa da questo primo Metal Gear Solid si rispecchia non solo nella critica all'imperialismo americano, ma soprattutto nell'idea della mancanza di prospettive. Simbolico e attualissimo il dialogo tra Snake e Kenneth Baker dopo la boss fight con Ocelot. La parte centrale del loro discorso parla di segreti che oggi sono scomodi per il lato opposto a quanto non lo fossero ai tempi. Se negli anni 90 l'idea di scorie nucleari in circolazione in un ampio mercato nero faceva correre più di un brivido, oggi la tensione si sposta sulla componente umana, dove ingegneri e scienziati rimasti senza lavoro e prospettive si rassegnano a progettare bombe e armi pur di lavorare. La stessa possibilità ventilata da Ocelot e Liquid di vendere il Metal Gear semplicemente al miglior offerente è a sua volta d'impatto più oggi che ieri in una società che, effettivamente, ha cominciato a sentire troppo l'ideale del denaro a tutti i costi. Dove la tematica dell'ingegnere utilizzato a sua insaputa per seminare distruzione avrebbe trovato compimento nella piccola grande tragedia di Otacon, un altro tema sotteso di Metal Gear Solid è quello dell'umanizzazione e della disumanizzazione. Tutti i combattenti hanno infatti nomi in codice di animali, cosa che fa regredire la loro coscienza ad un inconsapevole, ma terribile, stato ferale. Quelli che si salvano sono i gemelli terribili, Solid e Liquid, ma nei fatti dove Liquid si lascia andare alla follia dell'antagonista, Solid Snake non prova risentimenti nei confronti della maggior parte dei suoi avversari. Un concetto che raggiunge compimento in quello che per molti è il punto più alto del gioco, ovvero il monologo della morente Sniper Wolf. Con poche parole, Snake fa in modo che la morte della donna cecchino sia il meno amara possibile, dimostrandole profondo rispetto. Oltre ad essere un professionista, il motivo per cui Snake non odia quasi nessuno a Shadow Moses sta nell'aver capito che sono tutti vittime dello stesso sistema, per il quale sono tutti pedine prima da sfruttare e da sacrificare quando la loro utilità è esaurita. Se vogliamo, è da questa sua consapevolezza che viene parte del suo eroismo, diretto e indiretto, riuscire a provare empatia in un contesto in cui farlo è la via più breve per perdere la vita è appunto eroico. È solo nel finale, qualunque esso sia, nel rivelare il suo nome David, che il nostro protagonista, si riprende simbolicamente la propria umanità. Se la componente umana è quella che ha il suo riscontro più immediato nel pubblico, le cose si fanno ancora più interessanti quando si prova a confrontare storia, fiction e futuro. Il Metal Gear Solid per PlayStation non aveva ancora né la fantapolitica di Snake Eater, né tantomeno gli enigmi narrativi da sbrogliare di Guns of the Patriots, ma piuttosto si concentrava su un curioso messaggio di speranza internazionale, incarnandolo nello Start 3, ultimo nato, poi mai esistito, di una serie di trattati per la non proliferazione degli armamenti nucleari. Ai tempi della pubblicazione del gioco era ancora in vigore lo START 2, ma allo stesso modo il fatto che l'America stesse progettando un'arma come il Rex quando di facciata faceva invece finta di opporsi al nucleare è qualcosa di tuttora molto graffiante. Infine c'è il tema di fondo di tutto Metal Gear Solid, i geni. La genetica e la sua capacità di determinare il futuro e le predisposizioni dell'individuo è qualcosa che non ha mai smesso di affascinare l'essere umano. Il fatto che Solid e Liquid siano due cloni di Big Boss
è la manifestazione più evidente, quella su cui viene costruito tutto il resto della saga. Ma in realtà il tema si infiltra come un virus nella narrativa fin dall'inizio, viene reso palese solo da Psycho Mantis, la cui follia scaturisce nell'aver letto la mente umana e nell'avervi trovato solamente l'intenzione ferale di trasmettere il proprio seme. Un istinto vero, ma che non va represso o distrutto, ma va incanalato e vissuto nel modo giusto che, nella maggior parte delle volte, trova redenzione nei sentimenti amorosi, che nel caso di Snake saranno quelli che maturerà per Meryl. Metal Gear Solid, quindi, denuncia come il ricorso alla genetica come spiegazione omnicomprensiva abbia fatto assurgere il DNA a qualcosa di simbolicamente accostato al destino, inteso come una catena che vincola un modo di essere che non è natura, ma solo un'imposizione dovuta al contesto, all'educazione e al passato individuale. E in tal senso il concetto assoluto della genetica viene smontato un po' alla volta, ribadendo con disarmante semplicità come certe cose, come i sentimenti, non si possano spiegare con lo sperperato termine DNA. Metal Gear Solid è una di quelle opere videoludiche che fa solamente finta di invecchiare. Piuttosto, i suoi messaggi prendono valore man mano che il tempo passa. Dalla genetica al destino, dalla guerra alla politica, sono molte le interpretazioni che si possono dare a un'opera così sfaccettata, che pure se si ripete, in realtà si sta solo ribadendo. Il suo tema più grande, forse, sta nell'attacco concettuale al videogioco stesso, un'accusa pesante che Kojima muove utilizzando Mantis indirettamente, incolpando il giocatore di essersi divertito durante l'azione e di aver goduto nelle scene più violente, e quindi di pensarci due volte a prendersi una vita o cercare solo quello a ogni esperienza virtuale. Ed è un concetto che già diceva nel 1998 e non con Death Stranding. Alla fine, quindi, sono 20 anni che Hideo Kojima continua a ripeterci sempre la stessa cosa, cioè che uccidere, anche virtualmente come nei videogames, non è bello. E puntualmente, sono 20 anni che nessuno lo ascolta. Non devi lasciare che il tuo destino ti incateni a sé, che i tuoi geni ti dominino. Gli umani possono scegliere la vita che vogliono vivere. La cosa importante è che tu abbia scelto la vita. E allora vivi.